Bene, grazie dottoressa Russo, come mi ha già presentato, sono Grazia Chianello e sono la coordinatrice del servizio per la gestione delle banche dati del Dipartimento della Funzione Pubblica. Allora, il webinar di oggi ha lo scopo di illustrare i principali cambiamenti nelle nostre intenzioni migliorie al sistema di registrazione per la PA 2018. Illustriamo questo sistema in maniera preventiva, ossia prima che questo sistema venga rilasciato in produzione, cosa della quale verrà dato avviso sul sito, in maniera tale da diciamo, raccogliere delle domande, dei dubbi, delle richieste di chiarimento. E poterne, come ha detto la dottoressa Russo, generare poi delle FAQ che vengono messe a disposizione di tutte le amministrazioni e che vi invitiamo caldamente a consultare prima di interagire col desk tecnico, proprio perché abbiamo visto, diciamo, in quest'ultimo periodo che molte delle richieste che arrivano al desk tecnico e sollecito su queste richieste in realtà trovano già la loro risposta sulle FAQ che sono pubblicate sul sito. Quindi le migliorie al nuovo sistema di registrazione che per comodità le noteremo come per la PA 2018, che è il sistema di registrazione che è già stato presentato alle amministrazioni con un webinar che abbiamo tenuto il 21 dicembre del 2017. In occasione del rilascio del nuovo sistema di registrazione è stato anche, come avete avuto modo di vedere, ridisegnata la parte grafica del sito. E nel ridisegnare la parte grafica del sito abbiamo voluto mettere in particolare evidenza le news proprio perché sono per noi il canale privilegiato e primario attraverso cui noi vogliamo interagire con le amministrazioni. Sono stati anche, diciamo, ridisegnate in qualche modo la prima presentazione degli adempimenti, dove, come potete vedere, degli adempimenti che sono all'interno del sistema integrato per la PA, ne sono rimasti quattro. L'unico che ha, diciamo, in evidenza due voci con accesso al servizio 2017 e accesso al servizio 2018 è l'adempimento anagrafe delle prestazioni. È stato già detto, però lo sottolineo ancora una volta. Tutti coloro che gestiscono l'adempimento GEPAS piuttosto che GEDAP, piuttosto che permessi della legge 104 del 92, come pure coloro che devono gestire anagrafe delle prestazioni per incarichi che sono stati inseriti con data di conferimento precedente al 1 gennaio del 2018, per tutti costoro non è cambiato nulla, cioè è rimasto tutto come era prima di gennaio 2018, cioè si troveranno, diciamo, nel sistema vecchio layout, vecchia maniera, accedono esattamente con le stesse credenziali. Quello di cui quindi abbiamo parlato a dicembre del 2017 e parliamo ancora oggi riguarda esclusivamente gli utenti che devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti a consulenti esterni alla PA e a dipendenti della PA con data di conferimento a partire dal 1 gennaio 2018. Per tutti questi utenti c'è l'accesso a una nuova piattaforma completamente diversa e non collegata con la precedente, e da qui nasce il motivo per cui è richiesto agli utenti che devono appunto comunicare questi incarichi di effettuare una nuova registrazione. Questa nuova registrazione, che, come ha detto la dottoressa Russo precedentemente, ha inteso semplificare tutta la miriade di figure che era previsto diciamo, per il 2017, semplifico per intendere tutto quello che non riguarda il 2018, per cui adesso ci sono soltanto due figure che adesso andremo a vedere come sono adesso e cosa
cambierà per queste figure quando metteremo in linea le migliorie. Prima di passare a questa iscrizione, mi preme sottolineare, come vi avevo detto precedentemente, il fatto che noi abbiamo cercato di avere gran cura nel pubblicare delle FAQ. Le FAQ sono raggiungibili dalle utility del menu che vedete in alto a sinistra, oppure sono direttamente raggiungibili qua non ho la slide, ma dall'home page del sito scorrendolo fino alla parte inferiore. Come vedete, sono articolate su quelle che abbiamo visto essere, prevedevamo in qualche misura essere le principali domande, categorie, diciamo, di domande che ci sarebbero state rivolte dalle amministrazioni. Quindi ancora una volta vi prego caldamente di consultare le FAQ prima, insomma, di interagire col desk tecnico che per ora opera a ranghi ridotti e che, insomma, ha un carico di gestione abbastanza considerevole. Allora, sistema di autenticazione per la PA 2018. Già adesso il nuovo sistema di registrazione, e lo sottolineo perché abbiamo visto che questo è uno degli aspetti che non è chiaro alle amministrazioni, prevede due fasi, cioè c'è una fase di registrazione e una fase di candidatura che avvengono in questo momento nel sistema di registrazione, diciamo, in un unico momento, cioè vengono inseriti i dati anagrafici e poi ci si candida responsabile piuttosto che inseritore. Però esistono queste due fasi, tant'è che ci si registra, si ricevono le credenziali e poi gli responsabili per la PA devono attendere di essere abilitati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, mentre coloro che si candidano a inseritori attendono di essere abilitati dal responsabile della propria amministrazione. Lo sottolineo perché fra le tante mail che arrivano, alcune delle quali ho anche trattato personalmente, arrivano solleciti per abilitare gli inseritori al desk tecnico, ma non è una funzione che ha il desk tecnico, è una funzione che ha il responsabile per la PA. E proprio in un caso che ho trattato personalmente ieri, perché anche a me arrivano telefonate alle amministrazioni volentieri quando posso rispondo, perché è anche utile per avere un feedback da parte delle amministrazioni. Peccato che l'amministrazione che aveva sollecitato questa abilitazione non avesse ancora fatto la domanda per responsabile per la PA. Quindi vorrei, insomma, che fosse chiaro proprio questo punto. Comunque, siccome questo, diciamo, che è uno degli aspetti che non è risultato particolarmente chiaro alle amministrazioni, allora nel nuovo sistema che sarà rilasciato abbiamo messo maggiormente in evidenza queste due fasi, cioè a breve sarà così, cioè col nuovo sistema saranno ben distinte le due fasi, ci sarà una fase di registrazione. Una volta completata questa fase di registrazione, si passerà alla fase successiva che sarà quella della candidatura. Ma se prima non viene superata, anzi completata, questa fase di registrazione, non sarà possibile candidarsi né al responsabile per la PA né inseritore. Allora, ve lo illustro brevemente perché poi vedremo qualche schermata, diciamo, più di dettaglio. C'è una compilazione anagrafica. A questo punto si è registrati nel sistema, ma occorre una conferma attraverso un link su cui si cliccherà a contenuta all'interno di un'email che l'utente riceverà. Fino a quando questo click non verrà fatto, le sole funzioni disponibili nel menu saranno login, logout, cambio password e cambio email. Nel momento in cui verrà fatta questa conferma, cambierà il menu a cui sarà possibile accedere e verranno fuori, spunteranno altre due voci, candidatura responsabile e candidatura inseritore. Quindi questo sarà già, a parte il fatto che lo troverete nel leader del menu, se la registrazione è da completare o completata, già la presenza di queste due voci darà conto del fatto
la registrazione è stata completata e quindi potete accedere alla seconda fase. La seconda fase è appunto quella di candidatura o a responsabile o candidatura a inseritore. Allora, anche qui brevemente, poi vedremo nelle schermate più di dettaglio, cosa cambia per la candidatura a inseritore. Qua ci sono, diciamo, i cambiamenti più rilevanti. Allora, ci sarà sempre come adesso la scelta del codice fiscale dell'amministrazione per cui ci si sta candidando inseritore, si riceverà un'email di conferma. Dopodiché, mentre adesso bisogna scaricare preliminarmente un template dell'atto di nomina, compilarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo. Adesso il documento che dovrà essere firmato digitalmente viene generato dal sistema, per cui questo documento verrà scaricato dal responsabile per la PA, verrà firmato digitalmente dal responsabile per la PA. Verrà caricato al sistema, dopodiché si rimarrà in attesa dell'abilitazione da parte della funzione pubblica. Una volta ottenuta l'abilitazione come responsabile per la PA, per l'amministrazione o per le amministrazioni per cui ci si è candidato, il responsabile potrà operare così come adesso, sia come responsabile e quindi gestire le abilitazioni degli inseritori oppure così come già adesso potrà operare come inseritore perché come avrete avuto modo di vedere probabilmente il responsabile per la PA ha una tendina quando entra con le sue credenziali una volta ovviamente che è abilitato attraverso la quale può anche scegliere il ruolo di inseritore quindi già adesso tutti i responsabili per la PA hanno anche la funzione di inseritori. Allora, un elemento che è stato introdotto, diciamo, di maggiore flessibilità per le amministrazioni è che il responsabile per la PA, fino a un certo punto di questa procedura, potrà in qualche modo gestirla autonomamente. Cosa intendo dire? Che se un soggetto si è candidato a responsabile per la PA e quindi ha scaricato il documento che dovrà poi essere firmato digitalmente, ma a un certo punto si accorge di aver sbagliato, cioè che non si doveva candidare come responsabile per la PA per quell'amministrazione o per un qualunque altro motivo. Non intende sottoporre alla funzione pubblica la sua, per l'approvazione, la sua candidatura responsabile per la PA, ha una funzionalità che consente di eliminare questa sua candidatura in pectore e lo può fare in maniera autonoma, però questo solo fino a prima di caricare il documento firmato digitalmente, nel momento in cui firma e carica il documento, non avrà più questa possibilità. Allora, anche qui, come vedete, il menu, nel momento in cui si ha l'abilitazione responsabile, presenta tutte le voci, che gli consentono di gestire l'inseritore, piuttosto che candidarsi a responsabile per un'altra PA, cosa che è possibile anche adesso, piuttosto che candidarsi a inseritore per un'altra PA, cosa che è possibile anche adesso col sistema in linea. Diciamo, per gli inseritori fondamentalmente non cambia molto, vedremo in maniera un pochino più particolare, c'è qualche piccola, diciamo, miglioria che consente un po' di gestire le loro candidature, lo vedremo con le schermate successive. Quindi questo è quello che accadrà nel momento in cui questo nuovo sistema andrà in linea. Naturalmente tutti coloro che fino a quel momento hanno presentato la loro candidatura a responsabile per la PA piuttosto che inseritori, diciamo, varranno le regole, cioè non dovrete ripresentare, per intenderci,
la candidatura responsabile per la PA o a inseritori nel nuovo sistema. Noi vediamo attraverso diciamo il cruscotto di back office anche tutte diciamo le candidature responsabili per la PA che sono state presentate con il vecchio sistema. Allora, qua è uno schema, diciamo, riassuntivo dei punti salienti, quelli che bisogna avere ben presenti per comprendere bene i cambiamenti in questo sistema. Allora, innanzitutto una cosa importantissima, e questo è anche un motivo per cui lo presentiamo con un certo anticipo rispetto al momento in cui lo rilasceremo in produzione, è che il responsabile per la PA deve possedere la firma digitale. Se il responsabile per la PA non possiede la firma digitale, non si può candidare, ma comunque avere la firma digitale, insomma, non mi pare un grosso ostacolo. Quindi questo è un prerequisito. Cosa cambia poi? Allora, tempi di approvazione predefiniti per i responsabili per la PA dopo 72 ore. Il sistema che c'è attualmente in linea, per come noi, diciamo, per come era stato concepito, era un sistema che avrebbe dovuto consentire, diciamo, per tutti coloro che avessero presentato, la loro candidatura responsabile per la PA seguendo le indicazioni, un'approvazione, diciamo, abbastanza veloce, semi-automatica. Però abbiamo avuto modo di vedere che così non è andato per vari motivi, perché non viene scaricato il template, quindi vengono caricati degli atti di nomina che non sono pertinenti con l'applicativo, cioè conferimenti di incarichi piuttosto che insomma a dirigenti, per esempio, di istituzioni scolastiche, insomma, sono arrivate parecchie richieste di abilitazione dove il documento, l'atto di nomina caricato non era quello richiesto dal sistema. Siccome il sistema fa tutta una serie di controlli automatici sia sulla firma digitale sia sul contenuto del documento, naturalmente questi controlli automatici sono tutti falliti, per cui noi, il back office è stato costretto ad aprire singolarmente le singole richieste. Capite bene che, c'è un esame, diciamo, umano che ovviamente non essendo automatico comporta, tempi di approvazione che oggettivamente sono abbastanza lunghi. Allora, in questo modo invece, abbiamo sia, consentendo la precompilazione del documento che deve essere firmato digitalmente, che altri accorgimenti, cercato di rendere realmente automatico questo sistema di approvazione, un'approvazione che però verrà fatta solo dopo 72 ore dal momento in cui questa viene presentata. Questo perché? Perché abbiamo anche attivato un sistema di invio comunicazioni, cioè ogni volta che arriva al Dipartimento una richiesta di abilitazione al responsabile per la PA, in questo momento, cioè quando viene caricato il documento firmato digitalmente, quindi il responsabile per la PA che si candida ritiene di diciamo, essere legittimato a candidarsi a responsabile per la PA, arriva una comunicazione all'amministrazione di appartenenza, e esattamente arriva alla PEC che le amministrazioni hanno inserito sul registro IPA, sull'indice delle pubbliche amministrazioni, e all'amministrazione viene notificato che c'è il tal signore con nome e cognome che ha avanzato la sua candidatura a responsabile per la PA è che questa candidatura sarà resa operativa dopo le 72 ore. Questo per dare tempo alle amministrazioni, ancorché avessero qualcosa di obiettare, di diciamo, interloquire col Dipartimento della Funzione Pubblica e quindi eventualmente bloccare questa candidatura. Quindi c'è questo sistema di invio comunicazioni, viene inviata la comunicazione all'amministrazione, naturalmente il candidato responsabile per la PA riceve la comunicazione relativa al fatto che è stata presa in carico l'approvazione della sua richiesta
Nel caso in cui ci sia un nuovo soggetto che deve sostituire il responsabile per la PA in carica, quindi nell'ipotesi in cui per un'amministrazione esista già un responsabile per la PA, ma ci sia un altro soggetto dell'amministrazione che deve subentrare al suo posto, questo può avanzare richiesta di abilitazione a inseritore di per la PA. In questo caso partiranno tre comunicazioni: una all'amministrazione che dice che c'è un soggetto che si è candidato a subentrare a responsabile per la PA attuale, uno al responsabile per la PA attuale dove gli verrà notificato che c'è un nuovo soggetto di cui gli verrà detto nome e cognome, che si sta candidando al suo posto, e uno al nuovo responsabile per la PA che gli comunicherà: guarda che tu ti stai candidando al posto di. Allora, questa, diciamo, miglioria dal nostro punto di vista è stata introdotta perché, nonostante noi avessimo ritenuto di aver implementato delle funzionalità, diciamo, che superavano il problema di responsabili che vanno via ma che non sostituiscono, non danno, diciamo, il nominativo del nuovo responsabile, pensavamo di averla risolta, così non è, abbiamo constatato, per cui abbiamo introdotto, diciamo, questa dal nostro punto di vista miglioria, che viene qua sintetizzato con coda LIFO, cioè last in first out, l'ultimo che entra scalza il primo che è entrato. Naturalmente c'è tutto anche qui un meccanismo per cui se uno dei soggetti ritenesse che non deve andare avanti la candidatura di questo nuovo responsabile, può sempre contattare il Dipartimento della Funzione Pubblica dicendo no, stop, non va bene, non deve così, non è così che deve andare avanti. Un altro elemento è che adesso le notifiche, cioè tutte queste mail di cui vi ho parlato finora, verranno trasmessi da una PEC. Finora le notifiche venivano trasmesse dalle mail, dunque non, però purtroppo, nonostante, diciamo, avessimo letto e fosse anche scritto nelle PAC con i vari suggerimenti, i soggetti che inserivano come loro, diciamo, contatto una PEC anziché un'email, la PEC doveva essere abilitata anche a ricevere le mail, purtroppo abbiamo verificato che insomma, un numero, insomma, abbastanza numeroso di amministrazioni che hanno inserito l'indirizzo PEC come indirizzo di contatto non avevano questa PEC, non hanno questa PEC abilitata a ricevere mail, per cui alcune amministrazioni hanno provveduto a farsela abilitare, altre no, e comunque provvediamo noi, nel senso che adesso non ci sarà più questo problema. Le comunicazioni partiranno da una nostra PEC, per cui sia PEC anche non abilitata a ricevere mail, sia indirizzi email normali dovrebbero ricevere tutte le comunicazioni. Insomma, siamo in fase di test finale, per cui dal nostro punto di vista funziona. Poi abbiamo introdotto una miglioria, questa c'era stata richiesta da molte amministrazioni e oggettivamente era veramente, insomma, necessario, soprattutto per le amministrazioni che devono abilitare un gran numero di inseritori. I responsabili per la PA avranno adesso un pannello di controllo, cioè vedranno tutti i loro inseritori e li potranno gestire attraverso i loro pannello, potranno abilitare, potranno respingerli, potranno revocarli. La differenza tra respingerle e revocarle è che un inseritore che prima era inseritore può essere revocato, ma poi può essere anche riattivato. Vabbè, queste sono delle particolarità su cui non mi dilungo, poi le vedremo. Allora, a questo punto, diciamo, questo è il compendio di quelle che sono le principali novità. Sottolineo il prerequisito che il responsabile per la PA deve possedere la firma digitale. Allora, diciamo, abbiamo
messo a disposizione delle slide dove vede il sistema attuale e il sistema implementato. Diciamo che vada abbastanza rapidamente sul sistema attuale. Sistema di registrazione responsabile per la PA. Ecco, c'è da scaricare in primo luogo il template atto di nomina. Questo è quello che vedete quando accedete al servizio 2018 attraverso l'adempimento anagrafe delle prestazioni. Questo è il template che si deve scaricare, compilare, filmare digitalmente e poi caricare. E poi, dopo aver fatto questa operazione preliminare, bisogna cliccare sul tasto registrazione e a questo punto si entra nel sistema di registrazione. Vengono chiesti i dati anagrafici, viene richiesto se si è dipendente pubblico o meno, e nel caso di dipendente pubblico viene chiesto un'email, nel caso di non dipendente pubblico viene chiesto una PEC e poi viene chiesto se ci si vuole registrare responsabile per la PA. Qua c'è sì, no. Se si clicca sì, si va avanti con la candidatura responsabile per la PA, se si clicca no, automaticamente si viene candidati come inseritore. Allora, a questo punto conoscete, immagino, bene questa procedura. Viene inserita l'amministrazione, il codice fiscale dell'amministrazione per cui ci si vuole candidare. Come responsabili per la PA viene caricato l'atto di nomina e dopodiché viene sottoposto al Dipartimento. Quello che invece accadrà nel nuovo sistema è che nel momento in cui voi cliccherete accedi al sistema 2018, anziché questa schermata, vi troverete quest'altra schermata. Eccola qua. Allora, questo per rendere più chiaro che se hai le credenziali, se si hanno le credenziali, si entra attraverso il login. Tutti i responsabili per la PA che sono abilitati adesso e che lo saranno fino a quando non sarà in vigore il nuovo sistema, tranquillamente attraverso le credenziali in loro possesso potranno accedere, quindi cliccheranno login. Oppure coloro che ancora non si sono registrati o tutti coloro che sono stati respinti e si devono registrare di nuovo quando sarà in vigore questo nuovo sistema, veramente che sono stati respinti è un'esattezza, coloro che sono stati respinti non si devono registrare di nuovo perché hanno le credenziali, quindi accederanno anche lui. Quindi questo riguarda tutti coloro che si devono registrare fino al momento in cui non va in vigore il nuovo sistema. Entrano cliccando registrazione, si vedono questo pannello. Inseriscono i dati anagrafici. Nel momento in cui viene inserito il codice fiscale, il sistema viene popolato in tutti quei dati che possono essere desunti dal codice fiscale, cioè viene popolato nella data, nel comune di nascita e nel genere. Quindi gli unici dati che devono essere compilati da parte dell'utente sono il cognome e il nome. Dopo che è stata compilata questa parte, compaiono altri campi man mano e allora compare l'email di lavoro. Allora, a questo punto abbiamo ritenuto di implementare questo nuovo sistema chiedendo due volte l'email di lavoro perché ci sono stati parecchi problemi relativi al fatto che l'email veniva digitata in maniera sbagliata, quindi naturalmente non venivano ricevute le credenziali di primo accesso e quindi siamo dovuti intervenire al sistema per andare a modificare l'email. Adesso speriamo di aver scongiurato con questo nuovo sistema questa eventualità, perché deve essere digitata due volte e naturalmente non si può fare il copia e incolla della prima password sul secondo campo. Un'altra novità è relativa al fatto che dopo che appunto viene introdotta, digitata l'email, viene introdotta questa volta la password, cioè sarà in questo nuovo sistema l'utente a scegliere la password con cui vuole entrare nel sistema e anche questa dovrà essere digitata due volte.
Nel momento in cui sono stati completati questi passi di qua, viene data questa messaggio al sistema, ma viene anche detto, e questo è molto importante, lo sottolineo, che all'indirizzo email, che si è introdotto in fase di registrazione, arriverà un link. Gli utenti debbono cliccare su questo link, perché è quello che conferma la registrazione. Allora, questa operazione deve essere effettuata entro le 72 ore, perché se non è effettuata entro le 72 ore, allora viene cancellata l'utenza dal sistema e quindi bisognerà nuovamente candidarsi no, candidarsi e registrarsi al sistema. Questa è la fase di registrazione al sistema. Allora, abbiamo diciamo, previsto anche diciamo, un momento di salvaguardia, cioè l'utente può registrarsi, ancora entrare diciamo, nel sistema utilizzando il codice fiscale e la password. Se non diciamo, convalida entro le 72 ore, però entrando nel sistema troverà questo messaggio che ancora una volta gli richiede in ogni caso di convalidare il link. In parole povere, occorre per completare il processo di registrazione e quindi poi poter avanzare la candidatura responsabile piuttosto che per la PA, confermare il link che si riceve. Ecco, questo è quello che appare fino a quando non si completa cliccando sul link il processo di registrazione. Ci sono abilitate solo la funzione di logout, di cambio password o di cambio email. Nel momento invece in cui si clicca sul link e quindi si è convalidata la fase di registrazione si è contemporaneamente completata la fase di registrazione, a questo punto si può passare nella seconda fase. La seconda fase è quella che consente di candidarsi a responsabile per la PA, quindi oppure a inseritore, cioè di entrare nella fase di candidatura responsabile, candidatura inseritore. Come vedete in alto a sinistra, quando aprite il menu, vi comparirà che lo stato della vostra di registrazione, la stato della vostra registrazione è completa, mentre prima vi compariva da completare. Avrete anche qui le funzionalità per gestire la password piuttosto che le mail, però sarà cambiato il menu, cioè nel senso che verranno presentate delle voci aggiuntive di menu che vi consentiranno di passare alla fase di candidatura. Allora, candidatura a sistema di registrazione implementato. Quando vedete questa scritta, stiamo parlando del sistema che verrà rilasciato. Quindi verrà presentata al solito la schermata dove viene richiesto il codice della pubblica amministrazione per cui ci si vuole candidare a responsabile. A questo punto verrà chiesto di scaricare per poter proseguire l'atto di nomina. Come vi ho accennato inizialmente, l'atto di nomina che scaricherete, è un atto di nomina precompilato, non c'è infatti più il template, come avete avuto modo di vedere nella schermata iniziale. Che tipo di atto di nomina viene scaricato? Questo è un tipo di atto di nomina dove, questi ovviamente sono dei dati, diciamo, inventati, dove tutta questa parte di qui, che è quella relativa ai dati anagrafici, viene intercettata dal sistema direttamente nel momento in cui viene compilata la parte anagrafica e ci si candida a responsabile per la PA, per l'adempimento anagrafe delle prestazioni. Qua vabbè, c'è tutta una serie di dichiarazioni, come dire, di prassi. Questo documento che deve essere scaricato dal responsabile per la PA
per poter proseguire questo processo di richiesta di abilitazione, deve essere firmato dal responsabile per la PA con la propria firma. Dopo che viene scaricato, qua io lo vedo male, mi auguro che voi lo vediate meglio, il responsabile per la PA che si sta candidando per essere abilitato c'ha uno stato della richiesta dove vede proprio lo stato della sua richiesta, sarà scaricare il documento, sarà caricare il documento naturalmente firmato digitalmente. Quello che abbiamo visto prima firmato digitalmente. E a proposito del documento firmato digitalmente, abbiamo anche implementato dei messaggi di diciamo avviso di errore. Cioè, ricordiamo che il documento deve essere firmato digitalmente da responsabile per la PA, cioè da colui che si è candidato come responsabile per la PA, altrimenti il sistema non lo carica. E poi un'altra cosa molto importante è la modalità con cui questo documento deve essere firmato digitalmente e caricato. Allora, per tutta una serie di questioni tecniche che attengono anche a, diciamo, a come è configurato il PC di ogni utente, in particolare di colui che si vuole candidare a responsabile per la PA. Quello che noi consigliamo è di firmare di non aprire il documento che avete scaricato. Quando voi scaricate il documento, vi va nella cartella download. Firmatelo digitalmente in questa cartella e caricatelo. Casomai lo aprite dopo. Questo perché? Perché c'è tutto un sistema che si basa sugli hashcode, che verifica che il documento che venga caricato è il documento originario scaricato su cui è stata apposta la firma digitale, altrimenti questo documento non può essere ricaricato al sistema. Vi consiglio caldamente di seguire questa modalità perché per altri, diciamo, motivi anch'io sono in corsa per un applicativo che avevo installato sul PC. Nel fatto che il documento mi veniva aperto in maniera automatica e questa semplice apertura, nonostante io lo firmassi digitalmente e poi lo ricaricassi, faceva sì che il documento non venisse riconosciuto e quindi mi veniva rifiutato il caricamento del documento. Allora, a questo punto, se tutto è stato fatto secondo, diciamo, le indicazioni, viene dato questo messaggio di operazione eseguita con successo e la validazione della richiesta viene eseguita entro le 72 ore. Dopodiché, in questa fase, partono, queste 72 ore sono necessarie per dare il tempo nell'ambito del sistema di email che parte all'amministrazione. Nella fattispecie come prima candidatura responsabile di prendere cognizione del fatto che c'è questo soggetto che si sta candidando responsabile per la PA per l'amministrazione. L'utente responsabile quindi riceverà poi, una volta che è stato abilitato, il messaggio che è stato abilitato e nel momento in cui sarà abilitato, cambierà ancora una volta il menu e gli verranno rese disponibili le funzioni per poter gestire gli inseritori piuttosto, come ho detto prima, per candidarsi a responsabile di un'altra PA o inseritore di un'altra PA. Vado un po' velocemente perché vedo che il tempo sta scadendo. Vediamo la registrazione inseritore, non cambia molto per la registrazione inseritore, così come adesso il pannello registrazione inseritore, c'è cioè l'inserimento dati. Vabbè, questa è la registrazione nuovo utente, l'abbiamo già visto nel momento in cui clicca no, se si vuole registrare come responsabile per la PA viene automaticamente attivata la sua candidatura a inseritore nel nuovo sistema
Ecco qua, di registrazione, anche qui si avrà come accesso quello al pannello di registrazione, anche qui verranno richiesti i dati nelle stesse modalità, la fase di registrazione è fondamentalmente la stessa, perché come vi ho detto c'è una fase di registrazione che prescinde dal fatto che uno si voglia candidare a responsabile per la PA piuttosto che inseritore, è una fase di registrazione dell'utente al sistema. Completata questa fase, l'utente è conosciuto al sistema e quindi dispone delle credenziali per accedere. Allora, qua abbiamo messo un messaggio di attenzione, nel senso che siccome il responsabile per la PA è anche inseritore, non è necessario ricandidarsi perché abbiamo visto che le amministrazioni non avevano molto ben chiaro questo punto. Viene detto che c'è nel momento in cui uno avanza la sua candidatura a inseritore che la validazione dovrà essere fatta dal responsabile. Ecco, questo è diciamo, un supporto che abbiamo voluto dare alle amministrazioni che era necessario per depotenziare un po' tutta una serie di richieste che arrivavano al desk tecnico, cioè il caso in cui ci siano dei soggetti che si candidano a inseritori per una pubblica amministrazione che non ha ancora il responsabile per la PA e che non potranno essere abilitati fino a quando l'amministrazione non avrà il suo responsabile per la PA. Per cui vengono avvertiti diciamo dal sistema che l'amministrazione per cui si stanno candidando responsabili, scusate, inseritori non ha ancora un responsabile per la PA. Dovranno cliccare su ok, ho capito e dovranno rimanere in attesa, semmai, insomma, diciamo interagendo con la propria amministrazione che ci sia un responsabile per la PA abilitato per quell'amministrazione. Questa è una facility che abbiamo voluto, diciamo, mettere a disposizione delle amministrazioni, cioè un inseritore può, fino a quando non è stato abilitato dal responsabile, eliminare la sua richiesta di candidatura a inseritore, si è sbagliato, un qualunque motivo, comunque ha questa funzione a disposizione. Questa fino a quindi sostanzialmente c'è una funzione di eliminazione delle candidature che per i responsabili può essere utilizzata fino a prima di caricare il documento firmato digitalmente. Per gli inseritori può essere utilizzata naturalmente fino a prima che l'eventuale responsabile li gestisca e quindi li abiliti piuttosto che li respinga. Dunque, come avevo detto, il responsabile per la PA già adesso ha il duplice ruolo. Nel momento in cui sceglie il ruolo di responsabile per la PA vuol dire che vuole gestire gli inseritori e questa è appunto una funzionalità nuova che abbiamo implementato e che ha a disposizione il responsabile per la PA, cioè ha modo di vedere quelli che sono i suoi inseritori, qual è lo stato della richiesta e può visualizzare, diciamo, tutti i dati per gli inseritori, per i singoli inseritori e può gestirli. Ecco qui, per esempio, questa è ovviamente una schermata catturata. C'è questo inseritore che lo stato della sua richiesta compare qua e questo stato può essere da parte dell'inseritore, scusate, del responsabile può essere mutato. Una volta che l'inseritore è stato abilitato, può essere revocato oppure un inseritore che ha sottoposto la sua candidatura, che il responsabile ritiene di non dover accettare, potrà essere respinto. Allora, dei consigli che ci permettiamo di dare, diciamo, alle amministrazioni, forse è il caso che un'amministrazione specifichi al suo interno le modalità operative del sistema, noi le spieghiamo, abbiamo le FAQ, però magari soprattutto per le amministrazioni, diciamo, che sono più articolate,
possono insomma sorgere un po' di dubbi o necessità di chiarimenti per le quali noi siamo naturalmente sempre disponibili per fornirli, e poi per facilitare appunto le operazioni di verifica di abilitazioni è opportuno che i responsabili per la PA abbiano in maniera preventiva insomma questa mappatura degli inseritori, anche se adesso c'è questa funzionalità a disposizione. Io diciamo concludo qui la parte di presentazione diciamo di queste, almeno di quelle che nelle nostre intenzioni sono delle migliorie al sistema di registrazione per la PA 2018 che abbiamo implementato un po' osservando quello che ci hanno restituito le amministrazioni. Per noi il vostro feedback è ovviamente importante perché noi presumiamo di aver analizzato tutto il possibile, però poi naturalmente i contesti sono vari, le amministrazioni sono più di 20.000. Per cui ognuno ha i suoi problemi e cerchiamo insomma di accogliere quelli di carattere generale. Una cosa su cui voglio richiamare la vostra attenzione e vi pregherei di diciamo, seguire queste indicazioni, proprio perché il desk tecnico diciamo, è in questo momento a ranghi ridotti e per poter meglio gestire queste, diciamo, queste richieste che arrivano, queste segnalazioni, vi preghiamo caldamente di mettere nell'oggetto delle mail proprio quelle che vengono qui indicate, perché questo ci consente, di, diciamo, rispondere meglio alle vostre richieste e poi anche e soprattutto a intercettare se ci sono dei malfunzionamenti. Tante volte ci sono stati segnalati come malfunzionamenti invece magari diciamo dei problemi che nascevano da anche banalmente non avere consultato le FAQ. Con tutto questo io vi saluto, vi ringrazio e passo la parola alla dottoressa Russo per le conclusioni. Allora, vi ringrazio della partecipazione. Io appunto sono stata impegnata nella risposta a diversi, diciamo, quesiti che sono pervenuti. Ho provato a rispondere a più persone possibili nel corso appunto di questo webinar, che appunto hanno fatto richieste, diciamo, di chiarimenti, richieste appunto di sollecito e quant'altro. Vi ricordo che per ogni diciamo, richiesta di chiarimenti, soprattutto per verificare lo stato dell'arte della propria diciamo, richiesta di registrazione nel sistema per la 2018, che appunto è online a partire da gennaio, noi abbiamo bisogno di alcuni dati, ossia il ruolo col quale ci si è registrati. Infatti, appunto, questo è dirimente, nel senso che anche come desk tecnico, il responsabile perla è colui, come appunto è stato ribadito oggi dalla dottoressa Chianello, deve essere verificato e validato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Gli inseritori a loro volta devono essere invece validati dal responsabile. Quindi è importante che quando appunto ci scrivete o ci chiamate, specifichiate il ruolo col quale avete iniziato a fare appunto il procedimento di registrazione. Logicamente, quando sarà online il sistema illustrato oggi, quindi di registrazione, questo diciamo, sarà attivata direttamente l'utenza e quindi quello sarà un passaggio successivo. Al momento questo è un passaggio iniziale e quindi noi dobbiamo avere da voi questa informazione. Così come dobbiamo avere l'informazione relativa alla denominazione della PA e al codice fiscale, il codice fiscale della persona fisica che si è registrata e una mail ed eventualmente anche un recapito telefonico in modo da provare ad essere ricontattati. Appunto sono le 13, quindi a questo punto vi lascio con i nostri, diciamo, recapiti.
Considerate che appunto in questo periodo il canale di comunicazione preferenziale è quello della mail, proprio per le varie verifiche che sono necessarie da parte del desk tecnico, però appunto provate anche a chiamarci e a contattarci telefonicamente, noi proveremo comunque nei limiti diciamo, della platea e delle questioni possibili a dare una risposta e soprattutto anche considerate sempre la nostra pagina di FAQ, sulle quali, come appunto anche sottolineato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, proviamo a pubblicare quelle che sono le domande più frequenti. Per il resto, appunto, non mi resta che salutarvi e darvi, diciamo, l'appuntamento a prossime occasioni di incontro relativamente appunto al sistema Perla. Vi ringrazio e a presto.